Buongiorno a tutti! Allora, un po' di tempo fa ho pubblicato su Instagram una foto dove c'era la postazione dove registro i video, cioè questa qui, e ho espresso, diciamo, la mia opinione su quello che è per me registrare dei video. La ripeto qui con voi perché magari non mi seguite su Instagram o su Facebook e così via. Per me registrare video è tanto, cioè nel senso io nel momento in cui accendo le luci, mi metto davanti la fotocamera e inizio a parlare come se tutto quello che mi circonda si annullasse. Dimentico tutti i problemi che ho, dimentico tutte le paure, dimentico di stare davanti a delle persone, anche questo. Per me, cioè, è tanto, mi fa star bene, è una cosa che mi fa star bene, proprio per questo quando registro vuol dire che sto bene, altrimenti YouTube per me non è un hobby negativo, nel senso non è un mezzo per farmi sfogare la rabbia che ho. Oddio, in alcuni casi magari quando sono un po' triste inizio a girare i tutorial, sto meglio perché comunque mi svago. È un po' come per i pittori o per i fotografi o per tante altre passioni, quando iniziate a dipingere un quadro, diciamo tutto quello che vi circonda può annullarsi completamente. Quindi per me questo YouTube è amore, è voglia di parlare con altre persone e soprattutto non è insegnamento. Mi è capitato sotto la foto di Instagram che qualcuno mi dicesse: io non registro video perché non ho nulla da insegnare, perché non ho fatto un corso di make-up. Assolutamente sbagliato, perché YouTube che cos'è? Cioè non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché YouTube è una community dove condividere quello che si vuole. Se io domani voglio condividere mentre mi faccio il baffetto, perché no? Cioè nel senso deve essere una condivisione, non un insegnamento. È una community, cioè io condivido un mio pensiero con altre persone, condivido un make-up, condivido una recensione, condivido una vacanza, insomma, è quello YouTube per me. Quindi in questo video, finalmente arriviamo al clou, io voglio darvi le basi per iniziare a fare tutorial. Vi chiederete perché fai questo? Fondamentalmente perché è una cosa che mi fa stare molto bene e vorrei che tutte le persone che magari ci stanno pensando da un po' mettessero in atto quello che davvero vogliono fare. Oddio, non so se mi sono espressa bene. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono segnata un elenco di cose da fare, magari da preparare, prima di registrare video, qualche consiglio, insomma. Prima di tutto, che cosa vi serve per registrare video? Una fotocamera o una videocamera. Non è necessario che sia una reflex, assolutamente, basta che registri dei video. Pensate che io inizialmente avevo la pila dei libri e questa fotocamera compatta, bruttissima, lì, che non si vedeva manco dietro, quindi che cosa facevo? Con lo specchio, mettevo lo specchio dietro e vedevo se era a fuoco. La cosa che vi dico di non fare è assolutamente registrare il video con una webcam, perché davvero viene sempre sgranato, viene male e i video fatti male purtroppo non vengono visualizzati. Allora, le luci possono aiutarvi nel momento in cui avete una casa buia come la mia, oppure se l'unico momento in cui dovete registrare è sera. Ma in realtà io credo che le luci migliori siano quelle naturali, quindi se magari iniziate a registrare video davanti alla finestra, faccio così perché sta lì, davanti alla finestra, con la luce naturale sul volto sarebbe l'ideale. La luce naturale è quella che ha tutti i colori all'interno, quindi sarebbe la migliore. Perché video opachi, nuova concezione, non nuovo termine, nuova concezione delle luci. Le luci non forti fanno sì che i make-up, che quello di cui state parlando, non si veda bene, quindi l'attenzione dell'interlocutore si abbassa, cioè magari si scoccia, non capisce e chiude il video. Poi io prima di registrare i make-up tutorial oppure video recensioni che faccio, ho un vassoio, vedete questo qua, e preparo qui dentro tutto l'occorrente in modo che non mi manchi nulla.
Questo perché se no altrimenti mi dovrei alzare, aprire mobili, farlo, mi scoccio. Quindi preparo qui tutta la base, la cipria, fard, preparo tutto quello che utilizzerò per i cocchi, in modo che non manchi mai nulla. Questa cosa qui, che questo è di Ikea, ho messo tutti i pennelli che utilizzerò magari in quel video, pennelli puliti che ho a disposizione. Un'altra cosa importante è non avere vergogna, non avere timore di parlare davanti a una videocamera. Inizialmente sarà durissima e vi darà fastidio anche che magari dall'altro lato c'è vostro padre, vostra madre, cosa che io ancora un po' non tollero, quindi molto spesso chiedo a loro di fare silenzio anche perché ho bisogno che anche io mi sciolgo, però mi sciolga. Però piano piano vi sciogliete. E vi renderete conto che registrare video vi aiuta anche appunto nel interloquire con le altre persone. Un'altra cosa importante magari è registrare quando non c'è troppo casino in casa, e so che questo è un problema di molte persone e me l'hanno scritto, quindi io magari vi consiglio in quei casi di registrare l'audio successivamente. Io molto spesso lo faccio proprio con il telefono, poi appunto metto la voce dopo. So che magari è brutto perché capisco, magari potete registrare di sera, sono tutte idee che cerco di dare, però magari se parlate con i vostri familiari e dite loro: ho bisogno di un'ora di tempo da dedicare a YouTube, perché YouTube mi piace, YouTube è la mia passione, YouTube è vita. Magari appunto loro cercano un attimo di venirmi incontro. Quello è questo quello che fanno i miei genitori con me, quindi devo dire la verità, sono molto fortunata perché loro capiscono quanto YouTube sia importante per me. Un'altra cosa che ho scritto, ve la leggo così come l'ho scritta: non importa se si fanno pasticci, basta sentirsi soddisfatti, amare ciò che si sta facendo. Questo vuol dire che magari se fate un make-up che non mi piace, fatelo lo stesso, caricatelo, perché è bello vedere un giorno tra 10 anni, magari che avete fatto anche un corso di trucco, e guardare i video precedenti e dire: oddio che pasticcio, guardate che fa molto ridere. Io ogni tanto vado indietro e vedo i pasticci che facevo, delle sfumature orribili, e ogni tanto sorrido. È bello avere proprio una storia, perché come Instagram, come tutti i social network, YouTube può diventare la vostra storia, quindi piano piano vedete come crescete nel tempo. Oddio. E poi un'altra cosa importante è non avere paura se si ha poco seguito. Cioè, se avete iniziato a fare dei video e poi magari vedete che non avete 30.000 iscritti, 40, 50, 100.000 iscritti. Io sono l'esempio vivente, sapete, se mi seguite da tanto, che mi sono lamentata tante e tante volte. Ma sono cresciuta, cioè nel senso, io registro video per me stessa e per le persone che mi seguono. Credo che il successo sia questo: basta sentirsi bene per quello che si sta facendo. Insomma, non importa se le prime volte che caricate video vengono visti da vostra madre, vostro padre, le vostre amiche, il vostro fidanzato o voi stessi, insomma. L'importante è farli, avere un po' più di costanza, perché purtroppo YouTube esige costanza per farvi vedere alle altre persone. Ultima cosa, non per importanza, e montare video. Apro e chiudo parentesi, io ho iniziato con Movie Maker, che era per me arabo inizialmente, e in effetti è quello più semplice tra i tanti programmi per montare video. Poi piano piano ho iniziato a impararne altri, ho iniziato con Pinnacle, solo che mi si bloccava in continuazione, non riuscivo a montare bene video. E poi successivamente sono passata a Cyberlink Power Director, che mi permette di fare tanti effetti, tante cose nuove, anche se comunque non è il programma per eccellenza. C'è Final Cut, ci sono tanti altri programmi migliori di Cyberlink, però comunque mi sono abituata a quel programma e non voglio cambiare, perché vuol dire appunto imparare un nuovo programma da capo, e non ho tempo per farlo, ma mi piacerebbe farlo. Noterete col tempo che montare video vi può anche piacere. E ricordatevi che i video montati, i video non troppo lunghi, dove non ci sono delle pause, non vengono mai visualizzati, l'attenzione cade vertiginosamente. Una persona che mi segue mi ha detto che i video devono durare circa 10 minuti, non di più perché cade l'interesse, non di meno perché molto spesso dici: wow, già finito,
Dipende anche da quello che trattate, insomma, se io parlo di questo pennello per 10 minuti, non so, magari posso anche annoiare, però se faccio un video un po' più parlato, dove parlo appunto di come fare video tutorial, oppure se parlo dei top flop in 10 minuti, penso che ci sta anche. E niente, io spero di esservi stata d'aiuto e spero di poter vedere i vostri capolavori. Ultima cosa, io lavoro da lunedì al venerdì, molto spesso anche dal lunedì al sabato. Esco la mattina alle 8, torno alle 8 di sera, quindi trovare il tempo di fare quello che si vuole, quello che vi piace. Registro molto spesso la mattina presto o registro molto spesso il sabato e la domenica, quindi se è una cosa che vi piace la fate con piacere, assolutamente. Penso che questa cosa l'ho detta mille volte. Adesso vi saluto, vi mando un bacione e niente, ci vediamo al prossimo video.